Benvenuti a Campeon. Ad una manciata di giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici, guardiamo verso Parigi in un misto di speranze, sentimenti contrastanti, paure. Le speranze di vedere gli atleti azzurri sul gradino più alto del podio, l'hype che si è creato attorno alla nostra spedizione e ad alcuni sport, basti pensare all'atletica o ai recenti successi del tennis. Tutto ciò non fa altro che aumentare le aspettative di un intero movimento. A confermare o smentire i pronostici, ovviamente, saranno i campi di gara, ma l'attesa sta per finire e Parigi è lì, a due passi, la possiamo quasi toccare e lei si aprirà al mondo con la sua unicità. Unicità, perché per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici estivi, la cerimonia inaugurale non si svolgerà in uno stadio, bensì nel cuore della Ville Lumière, lungo la Senna. La sfilata delle nazioni partecipanti e degli atleti delle spedizioni avrà luogo sul fiume e ogni nazione viaggerà su una barca. Inevitabile pensare all'Atalante di Jean Vigo e ai turistici Bateau-Mouche che attraversano la città e l'organizzazione ha trovato un modo diverso per aprire la manifestazione, celebrando il fiume con un punto di vista differente su Parigi. La parata seguirà il corso della Senna da est a ovest, su una distanza di 6 chilometri. Partirà dal ponte Austerlitz, facendo il giro delle due isole al centro della città, l'Île Saint-Louis e l'Île de la Cité, passando poi sotto ponti e archi. A bordo, atlete ed atleti potranno ammirare alcuni dei luoghi ufficiali dei giochi, come la Concorde, la Spianata des Invalides, il Grand Palais e il corteo si fermerà davanti al Trocadero per la parte finale della cerimonia. Una vera e propria rivoluzione. Sullo sfondo una Francia potenzialmente diversa, sconvolta da nuovi scenari politici, in un momento che dal punto di vista sociale è senza dubbio focale nella storia di una città e di una nazione. Ospitare un'Olimpiade non è un gioco. I francesi, che di rivoluzioni se ne intendono, perseguiranno sulla scia di una storia secolare e di un motto che non perde lo smalto del tempo che fu. Liberté, égalité, fraternité. Pertanto regaleranno una cerimonia aperta, completamente gratuita, senza biglietti d'ingresso, pass. La spedizione azzurra sarà composta da oltre 400 atleti, un altro record che aggiungiamo ad un movimento sportivo in crescita che consente di sperare in un cospicuo numero di medaglie. Ma per italica scaramanzia tacciamo e guardiamo avanti. Parigi si avvicina e il nostro viaggio odierno ci porterà a passo di marcia verso la manifestazione sportiva più attesa dell'anno. Abbiamo scelto di farlo marciando, raccontando di questa disciplina particolare, la marcia appunto, poco conosciuta, e lasciando la parola a chi se ne intende per davvero. Nella seconda parte di questa puntata speciale, infatti, avremo un ospite, un atleta, un azzurro, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che ci racconterà la sua esperienza, i suoi sentimenti, le sue emozioni. Pertanto, marciando, marciando, ci avviciniamo a Parigi senza dimenticare che Citius, Alcius, Fortius, più veloce, più alto, più forte. Buon viaggio olimpico con Campeon! Con il ricordo ancora freschissimo dell'Olimpiade di Tokyo e i recenti exploit in diverse discipline, supportati non da singole prestazioni ma da vere e proprie valanghe azzurre, è inevitabile non immaginare una Parigi addobbata con il nostro tricolore. Abbiamo già rimarcato le immancabili scaramanzie e l'assoluta incapacità di pronosticare anche il benché minimo risultato, pertanto, per evitare di lanciarsi in qualsivoglia profezia, continuiamo il nostro viaggio verso Parigi con gli inevitabili piedi di piombo. Le recenti vittorie dell'atletica azzurra, il dominio schermistico andato in scena a mondiali e a europei, le solide realtà di pallavolo e pallanuoto, il tennis con la sua corsa feroce,
sono un discreto punto di partenza. Il gioco, a cui si ascrivono studi scientifici anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e le riviste specializzate d'oltreoceano quali Sport Illustrated, vera e propria Bibbia per gli amanti delle Olimpiadi, è quello del pronostico del medagliere, ovvero quali e quante medaglie verranno vinte in tutte le manifestazioni dalle nazioni partecipanti. Lo studio del centro dati Nielsen non si basa su semplici predizioni, ma sull'analisi dei dati rilevati nei 4 anni precedenti all'inizio dei giochi e proietta al primo posto del medagliere gli Stati Uniti con 123 medaglie, seguiti dalla Cina con 87 e al terzo posto la Gran Bretagna con 62. Il medagliere fa ancora i conti con l'assenza della Russia, che ha sempre giocato un ruolo da attore principale alle Olimpiadi. Il CIO è però irremovibile e, a parte qualche atleta che parteciperà senza bandiera, saranno pochissimi gli atleti di Mosca a prendere parte ai giochi. Gli ultimi e sospetti forfè dei tennisti russi Kachanov e Rublev, ma anche quello della bielorussa Arina Sabalenka, che avrebbero partecipato al torneo di tennis che si svolgerà sui sacri campi del Roland Garros, ma hanno rinunciato per non precisati motivi, adducendo scuse più o meno credibili. E l'Italia? Secondo lo studio Nielsen, sentiremo il nostro inno per 11 volte e raccoglieremo 20 medaglie d'argento e 15 di bronzo, per un totale di 46 medaglie, stabilendo un nuovo record dopo le 40 di Tokyo 2020. Sicuramente le aspettative sono altissime. I nostri portabandiera saranno Arianna Errigo, pluricampionessa nella scherma, già oro nel fioretto a squadre, argento individuale a Londra 2012 e bronzo a squadre a Tokyo 2020, e Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. È la seconda volta nella storia delle Olimpiadi estive che l'Italia opta per 2 portabandiera, recependo le indicazioni del CIO, promotore della parità di genere tra gli atleti. Era già successo infatti a Tokyo 2020 con Jessica Rossi, tiro a volo, ed Elia Viviani, ciclismo su pista. Errigo e Tamberi hanno ricevuto il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, insieme ai portabandiera del Comitato Italiano Paralimpico. I nostri alfieri provengono rispettivamente dalle 2 discipline che hanno regalato più medaglie ai nostri colori, la scherma con 130 e l'atletica con 65. Nell'ultima edizione dei giochi, nonostante il clamoroso record totale, fu proprio la scherma a scrivere una sorta di pagina nera per questa disciplina. Fu infatti la prima volta dopo 9 edizioni olimpiche e un totale di 41 anni che i nostri schermidori non portarono a casa nemmeno una medaglia d'oro, raccogliendo soltanto, si fa per dire, 3 argenti e 2 bronzi. Al contrario, dopo il risultato negativo di Rio de Janeiro 2016, l'Italia a Tokyo ha raggiunto la sua miglior prestazione olimpica nell'atletica leggera, posizionandosi al secondo posto nel medagliere relativo a questa disciplina, dietro agli Stati Uniti, vincendo 5 medaglie d'oro: Tamberi nel salto in alto maschile, Jacobs nei 100 piani maschili, nella staffetta 4% di velocità e poi con Massimo Stano e Antonella Palmisano nella marcia 20 km maschile e femminile. Proprio dalla marcia, in tutta la storia delle Olimpiadi, sono arrivate tante e tante soddisfazioni per i colori azzurri. Il primo fu Fernando Altimani, bronzo a Stoccolma nel 1912 nella 10 km. Poi venne il turno di Ugo Frigerio, 2 volte portabandiera e 3 volte campione olimpico ad Anversa nel 20 e Parigi 24, sui 3 e sui 10 km. Il milanese vinse anche un bronzo nel 32 a Los Angeles nella 50 km. Dopo Frigerio, ecco Pino Dordoni, emiliano di Piacenza, campione olimpico a Helsinki nel 52, nella massacrante 50 km. Dordoni è stato uno dei più grandi marciatori italiani e uno dei più grandi maestri di questa disciplina. Suo erede, il mitico Abdon Pamić, esule fiumano, scappato dalla città ora croata per trasferirsi a Genova, dove si dedicò alla marcia. La sua interpretazione così perfetta e asciutta gli valse 2 medaglie nella 50 km, una di bronzo a Roma 60 e la seconda d'oro a Tokyo nel 64. Quest'ultima ha una storia memorabile perché Pamić fu costretto, per un problema intestinale dovuto ad una improvvisa congestione, a fermarsi lungo il percorso. Schermato dagli addetti del servizio d'ordine, si lasciò andare, diciamo così, ai suoi bisogni corporali, per poi ripartire, rimontare e vincere davanti all'incredulo inglese Nihil.
Passarono parecchi anni prima di rivedere un azzurro sul podio della marcia. Accadde a Mosca 80, grazie a Maurizio da Milano, piemontese di Scarnafigi, provincia di Cuneo, che trionfò nella 20 km e che nelle successive edizioni di Los Angeles 84 e Seul 88 conseguì due medaglie di bronzo. A Los Angeles 84 fu il turno di Bellucci, bronzo nella 50, mentre a Barcellona 92 De Benedictis vinse nella 20 km. Elisabetta Perrone vinse l'argento nella 10 km ad Atlanta 96 e Ivano Brugnetti trionfò nel 2004 ad Atene nella 20. Ma arriviamo così all'atleta azzurro più controverso dell'ultimo periodo, ovvero Alex Schwarzer. La sua carriera costellata di successi, cadute e tormenti che lo hanno estromesso dalle competizioni internazionali. Squalifiche, accuse di doping verificate e respinte, tribunali, processi, una lunga diatriba con la Federazione Internazionale, con l'Agenzia Antidoping, per un casus belli dalla sceneggiatura thrilling che ha fatto e fa tuttora discutere. Prima della squalifica era arrivata la medaglia d'oro a Pechino 2008 nella specialità principe, la 50 km, poi una via cruci scostellata più da carte bollate e ricorsi che sono state raccontate in uno dei documentari più difficili e crudi, il caso Alex Schwarzer, docuserie in 4 puntate distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix. Al netto delle opinioni, dei fatti, delle verità di Schwarzer e di quella dei vari tribunali che lo hanno condannato, il marciatore di Vipiteno ha segnato nel bene e nel male una stagione dello sport italiano. Sempre nel 2008 Elisa Rigaudo ha vinto il bronzo nella 20 km e nell'ultima edizione di Tokyo sono arrivati gli ori di Stano e Palmisano, uomo e donna, nella 20 km. Una disciplina massacrante, crudele, affascinante, che ha portato in dote un bottino di 20 medaglie totali, con 11 ori, un argento e 8 bronzi. Parafrasando Alfred Hitchcock, se il cinema è la vita con le parti noiose tagliate, la marcia è la maratona con una componente di crudeltà maggiore e un regolamento severo e controverso che spesso ha affossato con le sue logiche cervellotiche lo sforzo e le prestazioni di atleti di ogni epoca. La marcia ha due regole fondamentali. La prima è che il marciatore non deve mai perdere il contatto con il terreno, perché almeno una parte di uno dei due piedi deve sempre toccare terra. La seconda determina che la sua gamba d'appoggio, quella davanti, debba restare diritta e tesa dal momento del contatto a quello in cui l'altra gamba ne prende il posto, più o meno quando passa sotto il busto del marciatore. Queste due regole la rendono una specie di race walking, camminata veloce, una camminata competitiva, molto diversa dalla corsa dove normalmente si appoggia un piede per volta, compiendo dei salti tra un passo e l'altro. La particolare andatura della marcia è il modo più efficace che negli anni gli atleti hanno trovato per rispettare le due regole, cercando allo stesso tempo di andare il più veloce possibile. In breve, le anche e la vita fanno tutto quel lavoro per sopperire all'impossibilità di correre e di alzare entrambi i piedi da terra nello stesso momento. Muovendo i fianchi, i marciatori riescono a mantenere basso il loro baricentro e fare passi più lunghi. Lo scopo finale è portare la gamba posteriore il più avanti possibile e il più in fretta possibile. Ogni passo di un bravo marciatore, visto il modo in cui si ruotano i fianchi, finisce praticamente su una linea retta, esattamente davanti al precedente. La marcia divenne ufficialmente uno sport dopo che nel XVIII e nel XIX secolo nel Regno Unito e negli Stati Uniti nacque la passione per le camminate competitive, gare in cui bisognava arrivare a un traguardo il più in fretta possibile, ma senza correre e quindi trattenendo i propri movimenti. La marcia fa parte delle Olimpiadi dal 1904, quando fu una delle 10 prove facenti parte di una gara multisport antesignana del decathlon. Negli anni successivi la marcia divenne invece una disciplina a parte, prima su distanze brevi, 1,5 e 3 km, poi su distanze più lunghe. Dalle Olimpiadi del 1992 è stata inserita nel programma anche la marcia femminile e ai giochi di quest'anno ci saranno soltanto 3 gare di marcia,
la 20 km maschile e femminile e la staffetta a squadre miste, due uomini e due donne, che correranno sulla distanza di 42 km e 195 metri, ovvero quella della maratona. Addio quindi alla classica, sfiancante e logorante 50 km maschile e alla 35 km maschile e femminile. Almeno per il momento. Abbiamo accennato al regolamento molto severo e alla sua caratteristica particolare di valutare le infrazioni commesse dagli atleti. Lungo il percorso di ogni gara di marcia, appostati, ci sono i giudici, tra 6 e 9 in tutto, che si accompagnano con palette gialle o rosse. La prima è quella del richiamo, la seconda definisce la cosiddetta proposta di squalifica. Se un atleta riceve 3 proposte di squalifica, deve fermarsi e abbandonare la gara. Alle Olimpiadi di Rio, nel 2016, vinte dal cinese Wang Zhen, gli atleti alla partenza furono 74 e ben 34 furono richiamati, mentre 6 furono squalificati e non conclusero la gara. I giudici sono disseminati lungo il percorso e, guardando gli atleti da soli e senza un supporto video, decidono se e quando usare i cartellini. Ogni giudice può sanzionare ogni atleta una sola volta. Se non sono vicini a un giudice o se un certo giudice li ha già sanzionati, gli atleti possono provare a violare le regole e staccare entrambi i piedi da terra o piegare il ginocchio. Nella marcia non esiste la prova TV e gli atleti quindi non possono essere sanzionati in base a immagini riprese dalle telecamere lungo il percorso. Emblematica la squalifica del grandissimo Korzeniowski, fermato a 400 metri dall'arrivo nella 50 km di Barcellona, una batosta che non gli impedì di rifarsi con gli interessi nelle successive edizioni dei giochi, diventando il marciatore più medagliato di sempre con ben 4 ori e il primo e l'unico a trionfare su entrambe le distanze, 20 e 50, alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Sarebbe riduttivo parlare di uno sport deciso spesso, se non sempre, dai giudici, da quello che vedono e da quando lo vedono. Uno studio del 2013, citato dall'Economist, ha dimostrato che i giudici di gare importanti sanzionano solo il 57% degli errori totali e già nel 1990 uno studio commissionato dalla IAAF, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, aveva concluso che le impressioni soggettive influiscono sulle decisioni dei giudici della marcia. Come ha spiegato un altro studio australiano citato dall'Economist, l'occhio umano non riesce a processare immagini che gli passano davanti in meno di 0,06 secondi e molti marciatori di alto livello tendono a staccare entrambi i piedi da terra per un tempo di 0,04 secondi. La marcia è quindi uno sport che accetta, subisce e quasi suggerisce di violare le sue stesse regole, almeno un po', almeno in certi casi. Allo stesso modo può capitare che un atleta faccia 3 infrazioni in una gara e le compia davanti a 3 giudici particolarmente attenti e zelanti e venga squalificato. Un caso molto noto che dimostra la rigidità e la crudeltà delle regole della marcia è quello di Jane Saville. L'ex marciatrice australiana alle Olimpiadi di Sydney 2000 stava per entrare nello stadio dove, come da tradizione, era previsto l'arrivo della gara di marcia. La Saville era primissima, stava per vincere, ma un giudice le affibbiò il terzo cartellino rosso, squalificandola. L'australiana, per quella decisione così fiscale, arrivata ad un passo dalla gloria, in casa, davanti al suo pubblico, si sciolse in un pianto dirotto. Piangeva mentre gli inservienti cercavano di consolarla, chiedendole di cosa avesse bisogno. La sua risposta, ironica e amara, fu di una pistola per spararmi. La realtà dei fatti però è diversa. È vero che la decisione sembra davvero crudele, ma è anche vero che per gran parte della gara la sua marcia era piuttosto irregolare e si credeva che i giudici, in realtà di diverse nazionalità, fossero stati particolarmente clementi con lei in quanto atleta di casa. Il suo sogno olimpico venne cancellato dal terzo cartellino rosso, ma 4 anni dopo, alle Olimpiadi di Atene, Saville riuscì a entrare nella storia dei giochi, vincendo la medaglia di bronzo. Il raggiungimento del sogno olimpico è la summa di molteplici fattori, un inseguimento che dura per anni, in un quadriennio fatto di allenamenti, prove, rinunce, sacrifici. Un atleta professionista vive e lavora quotidianamente per raggiungere quel traguardo. Oggi, in questa puntata di Campeone, abbiamo parlato di Parigi e lo abbiamo fatto scegliendo una disciplina complessa, poco nota al grande pubblico, ma affascinante e allo stesso tempo controversa.
abbiamo scelto di raccontarvi della marcia perché l'ospite che avremo qui con noi a breve è ovviamente un marciatore. Federico Tonto Donati, atleta dell'Aeronautica Militare, che ringraziamo per la disponibilità sua e del corpo che rappresenta. Parleremo di lui e con lui, della sua carriera e della sua prova olimpica, fortemente voluta e raggiunta al termine di un inseguimento durato una vita intera. A Federico chiederemo di aprire il cassetto dei ricordi, chiederemo di aprire il suo grande cuore di atleta, un atleta capace di marciare per 50 lunghi chilometri. Come diceva Bertolt Brecht, chi combatte rischia di perdere, ma chi non combatte ha già perso. Questa disciplina necessita grande spirito di abnegazione e di una soglia di sacrificio enorme per la distanza, per la crudeltà del regolamento, per quel dannato movimento di bacino che ti costringe a correre, pardon, a marciare con quella particolare andatura. Una gara di marcia è sofferenza fisica e martirio psicologico. La marcia è l'apoteosi della disciplina forzata. Le gambe e la mente vorrebbero andare, liberarsi, e invece non si può, perché al primo accenno di corsa si va fuori, squalificati. Tacco e punta, punta e tacco, sincronizzati come il tic-tac di un orologio. Dovrà dosare le energie, bilanciare l'andatura, controllare l'impulso, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro. Federico Tonto Donati è nato a Torino nel 1989 in una famiglia di sportivi. Suo padre Mauro è un apprezzato tecnico e allenatore di canoa e canottaggio, ma lui ha scelto l'atletica, cimentandosi prima nel mezzo fondo e poi nella marcia. All'inizio della sua carriera è passato sotto la guida di Sandro da Milano e per alcune stagioni si è dedicato prevalentemente alla 50 km e successivamente alla 20 km. Ha partecipato a mondiali, europei, Coppa del Mondo a squadre, ha vinto titoli italiani assoluti nella 50, nella 20, nella 10, ben 16 tra assoluti, universitari e giovanili. Il suo grande obiettivo, il suo sogno di atleta, era ovviamente la partecipazione alle Olimpiadi. Un obiettivo cercato e voluto, centrato a Tokyo 2020, anzi a Tokyo 2021, che Federico ha raggiunto dopo un inseguimento prolungato di un anno dovuto alla pandemia di Covid. Diamo dunque il benvenuto a Campeon a Federico Tonto Donati. Buonasera Federico. Buonasera, grazie. Partiamo subito con la prima domanda. Allora, perché la marcia, o meglio, perché l'atletica, considerando che la tua famiglia proviene da un ambiente sportivo totalmente diverso? Perché nonostante io arrivi da quell'ambiente sportivo, ho sempre avuto il pallino per, o comunque la passione per le gare prolungate a piedi. Guardavo l'atletica e incominciato ad appassionarmi anche a altre discipline, quindi senza sapere bene cosa stessi andando a fare ho chiesto di essere accompagnato al campo di atletica e le ho provate un po' tutte, in particolar modo il mezzo fondo, e poi c'era questa cosa, la marcia, e ho detto provo e ho continuato. Allora, spiegaci come si diventa marciatori? Io ho scelto, nel senso che mancava una persona per una gara organizzata dal CUS Torino per il quale gareggiavo e mi sono proposto. E qualcuno inizia in società dove c'è quasi solo la marcia, che sembra strano a dirlo, però succede, e in molti per coprire la gara ai campionati di società. Manca il marciatore, si prova a turno e a qualcuno piace e prosegue. Allora, nella prima parte della trasmissione abbiamo raccontato della tecnica e delle caratteristiche della marcia. Ci spieghi meglio come si corre, o meglio, come si marcia questa particolare andatura? Allora, innanzitutto il discorso è che non bisogna correre. Poi che si formalizzi, quindi si stabiliscano delle regole che decidono se stai correndo o marciando, queste sono cambiate nel tempo. A oggi la regola è che devi arrivare con la gamba distesa appoggiando il tallone della gamba avanzante, quindi ginocchio bloccato, atterri col tallone, e la sospensione, quindi un piccolo balzello, non deve essere visibile ad occhio nudo. Ergo, è accettato.
Quindi di base è una gara di camminata, estremamente veloce se si vuole, però il concetto è di non correre, quindi di camminare. Infatti in inglese è walking, race walking. Con la novità della gara a staffetta e l'addio alle classiche 35 per le donne e per gli uomini e anche la 50, il programma olimpico si limita a due 20 km, una per genere. Che differenze di preparazione ci sono rispetto al classico a cui eravamo insomma, abituati? Noi, non nel senso gli atleti, ma anche gli allenatori tendono a dire la 20 km te la inventi, la 50 no. Ovvero gare da anche a staffetta, 2 volte 10, 20, ancora 35. Anche se non sei preparatissimo, nel peggiore dei casi vai piano, ma arrivi. La 50 km, se non sei allenato in un certo modo, neanche la finisci. E noi, nel senso, quelli che hanno fino, diciamo, a 25 anni hanno imparato a fare la marcia approcciando in quel modo. Mi devo allenare per percorrere la distanza di gara e poi divento veloce. Adesso si tende un pochino per lo spettacolo, quindi molto più dinamico, un gesto un po' più sporco. L'abbiamo vissuto tutti un po' come un colpo basso, ecco. L'allenamento cambia in questo, cambia perché non hai più bisogno di stare tante ore a marciare consecutivamente, nel senso che la gara, anziché 3 ore e 40, 4 ore, ti dura 1 ora e 20, 1 ora e 25. 2 volte 10 vuol dire fare 2 volte 40 minuti, 2 volte 45 per le donne. È proprio un altro approccio e ne va a risentire in un certo senso una tecnica più camminata per un gesto un pochino più sporco. Capisco. La marcia è una disciplina molto dura che prova il fisico in modo ostinato e severo. Ti sei mai sentito in debito con il tuo corpo per il fatto stesso di aver scelto questa disciplina? Non tanto per la disciplina quanto per alcuni periodi di allenamento esagerato. Particolarmente Io sono duri? esatto, ho avuto la fortuna e forse parzialmente la sfortuna di allenarmi con persone che erano molto più grandi di me, ma diciamo vecchio stampo, ovvero tantissimi chilometri per tanti giorni consecutivamente. Poi si è capito che riducendo i volumi e giocando un po' più sull'intensità si era più performanti, però io ho avuto periodi di allenamento di quel genere e lì sì, gli ho chiesto un po' troppo forse. Qual è la paura più grande o il tuo pensiero più felice che ti accompagna o ti ha accompagnato nei periodi fra un campionato e l'altro o fra una gara e l'altra? Il pensiero più felice probabilmente è quello di trovare soddisfazione alla fine della gara. E soddisfazione a volte non è arrivare primo. Anche qua sembra una cosa strana, però non è detto che vincere sia sempre la massima soddisfazione. Quindi io partivo spesso cercando la soddisfazione, che poteva essere anche la vittoria, cioè non è che vincere non mi piaccia. Però obiettivi raggiungibili, ok, può essere la vittoria, può essere un tempo, può essere rientrare in gara dopo un infortunio provando certe sensazioni. Questa era probabilmente il pensiero più felice, la cosa che mi spingeva ad allenarmi. La paura è il contrario, finire la gara e dire ho sbagliato, ma non è che ho sbagliato cercando di far bene, ho sbagliato per una distrazione, per un errore grossolano, per una banalità, se si vuole. E Sbagliato chiaramente. quando intendi sbagliato, intendi ho sbagliato l'approccio o magari mi sono preparato in una maniera sbagliata, ecco. Sì, più l'approccio, ovvero ho fatto un errore che se fossi stato calmo avrei potuto non fare. Perché se sbagliare è normale, cioè io cerco di far bene e sbaglio. Ci sono cose che con l'esperienza impari e che errori che non dovresti ripetere. Nell'agitazione, nella tensione della gara, capita di ripeterli. Ma capita anche ai più esperti. Cioè, ho sentito dire da campioni del mondo in carica, ho perso la medaglia, ma sapevo che stavo facendo un errore. Quindi sbagliare è normale, dipende che tipo di errore stai facendo, ecco. Quella paura lì sì, poi negli ultimi anni con l'usura, la paura di farmi male chiedendo magari un po' di più al corpo nel momento della gara. Sai di non essere prontissimo o di arrivare a un infortunio, però hai bisogno di chiedere un po' di più perché ti serve una qualifica, perché sei in una Coppa del Mondo e stai portando punteggio. E quindi magari mentre lo fai, solitamente gli atleti, ecco. Il dolore sì, l'infortunio sì, ma te ne accorgi magari dopo, quando ormai il danno è fatto e hai finito la gara, per carità, però. E quel però, ecco.
In quei casi, se l'intorno è positivo, ovvero capisce il sacrificio, anche se ti fai male, guarire è più facile. Quando invece l'intorno non vuole capire o non ha interesse nel farlo, l'infortunio sembra più grave. Arriviamo all'Olimpiade di Tokyo. Allora, io non riesco neanche a immaginarlo, ma come si prepara un'Olimpiade? Cioè, è differente da altre gare, intendo a livello di routine, in termini di allenamenti, di diete, di rinunce, di sacrifici? Penso che sia molto simile, ma c'è il peso dell'Olimpiade, ecco. Quindi la mia domanda è proprio, l'hai preparata in una maniera diversa rispetto alle altre gare che hai fatto oppure no? Fino a un certo punto no, da un certo punto in avanti, ovvero gli ultimi 2 mesi sì, per una serie di scelte non mie, nel senso che poi c'è il gruppo e la federazione, ci sono diversi equilibri che spingono a fare certe scelte di avvicinamento alla gara. Se posso parlare per quella che è stata la mia esperienza, non bisogna cambiare nulla. Ovvero, se tu arrivi fino lì, ci sei arrivato facendo certe cose, perché stravolgerle quando ormai sei lì? Se sei lì, sei già stato bravo, finisci di fare quello che stavi facendo. E a volte cambiare pensando che è una cosa straordinaria, facciamo qualcosa di straordinario. Ecco, quel qualcosa di straordinario è semplicemente un'altra cosa, non è un in più. E l'altra cosa ti può portare fuori rotta. Allora, immagino che dopo tante gare, perché insomma tu sei arrivato a un'età matura all'Olimpiade, quindi hai avuto sicuramente tanta pressione in Coppa del Mondo, mondiali, europei, insomma, immagino che la pressione tu l'abbia saputa sempre, sia stata una compagna, ma per un evento così importante, come si gestisce la pressione? Come le altre volte, la differenza grande la fa di nuovo l'intorno. Sai che hai tanti più occhi addosso. Vuoi fare un campionato del mondo? Ok, il mondo ti sta guardando, ma il mondo dell'atletica, il mondo di chi ti conosce, pochi di più. L'Olimpiade, anche chi non guarda lo sport generalmente tende a guardarla. E quindi c'è una grande enfasi anche nelle persone che sono magari quelle che ti hanno accompagnato fino lì, tutte le gare che hai fatto, nazionali, internazionali, e quando arrivi lì è come se ci fosse un in più. E quindi in quel senso la pressione può essere diversa. Quindi la capacità sta in te, nel saper leggere quello che ti accade intorno per non farti coinvolgere da tensioni inutili, perché le tensioni a volte servono. E allo stesso tempo nelle persone intorno, nel saper capire che cosa stanno andando a fare, che cosa sta succedendo a te, perché poi in gara ci sei tu la persona nuda del sistema. E quindi, anche se vorrebbero un qualcosa di più, un qualcosa di diverso, capire che non sono solo loro i protagonisti sono tutti gli attori intorno alla gara. E di nuovo, per quella che è stata la mia esperienza, è entrato sul campo gara, ero molto teso, è entrato sul campo gara, ho trovato una concentrazione vicina ad altre. La gara non è andata bene. Però ero lucido, per tanto che fossi teso. Ecco. Non andando bene, la tensione degli altri l'ho sentita particolarmente, ecco, sia nella seconda metà di gara che dopo. Alla gara ci arriviamo perché è ovviamente una delle nostre domande, perché ci interessa particolarmente. Facciamo un passo indietro. Allora, io immagino che dopo un quadriennio di allenamenti, di gare, di sacrifici, di sofferenze, anche per via magari di qualche problema fisico, arriva il momento in cui ti dicono sì, ok, ci sei, ti sei qualificato. Quali sono state le reazioni e le sensazioni nel giorno in cui hai scoperto che Tokyo 2020 veniva spostata di un anno? Cioè tu avevi tarato su 4 anni e poi, puff, per magia diventano 5. Allora, io stavo abbastanza. Il giorno che è arrivata la comunicazione, meglio, qualche settimana prima c'era da fare la gara selettiva. La gara selettiva viene sospesa. Tutti compriamo il biglietto, tutti quelli che avevano delle chance, qualcosa da giocarsi, compriamo il biglietto per andare a fare una gara internazionale. L'Italia centro-nord viene chiusa e il centro-sud no. E quindi c'è stato il panico generale. Quindi loro vanno a qualificarsi, noi no. Perché a quel punto, facendo la tara, i posti quelli erano. E quindi subito panico. Quando poi purtroppo c'è stato il problema che c'è stato, io mi sono sentito un attimo azzerato, perché di colpo si trattava di, anziché entrare in forma, o meglio, anziché sfruttare quel momento di forma per gareggiare, di ripianificare tutto. Il lavoro fatto non se ne andava, il fisico si ricorda quello che fa.
Però bisognava ritarare sull'incertezza. E quindi è stato, dovessi definirlo, direi solo ambiguo, strano. Non c'è stata un. Solitamente programmi in qualche modo, fai dei test, fai delle cose per avere un'idea e hai delle tue conoscenze pregresse. Invece in quel momento era tutto nuovo. E nel brutto era nuovo per tutti. Anche perché Quindi. era nuovo per tutti, appunto, come dicevi tu, ed è una roba che non è mai successa nel mondo, nel senso un'Olimpiade non è mai stata rinviata di un anno, ma neanche di un giorno una gara, nel senso che non, almeno a memoria vado veramente indietro nel tempo, non credo sia mai capitato. Quindi questa è una cosa che ovviamente ha toccato tutti gli atleti di tutte le discipline, però cercavo di entrare veramente nella mentalità di una... di un atleta che ha fatto veramente tanti sacrifici e poi si ritrova a rimandare di un anno un evento tale. Io mi sono sentito, ti ripeto, all'inizio c'era stato quel panico, come dire qualcuno sì e qualcuno no. Poi sì, la delusione, e poi tra virgolette si riprendi fiato e dici vediamo che capita. Quando è stato chiaro che l'avrebbero rimandata, te ne fai una ragione. Non c'è stata la rabbia per il fatto di non aver potuto fare la qualifica, perché nessuno era già qualificato, non c'era già la squadra in partenza che dici ma come mi sono allenato non lo posso fare. Nessuno lo poteva fare e quindi era un prolungare un momento che stavi già vivendo, non era un qualcosa che ti veniva tolto dalle mani. Allora, abbiamo, insomma, la domanda era complessa, era un po' lunga, mi rendo conto. Allora, cosa ha comportato in termini di allenamento e di motivazioni? La motivazione era quella è rimasta. L'avevo sfiorata in passato, avevo sfiorato la qualifica in passato, quindi quella era accesa e non si muoveva. In termini di allenamento, in realtà mi ha dato modo di proseguire un allenamento che stavo facendo, che a questo punto richiedeva un periodo di tempo un poco più lungo. E seppur dopo il Covid sono tornato, non ho potuto allenarmi per un periodo se non in casa, quindi per quello che poteva essere il corpo libero, eccetera, molto fuori forma. Però dall'estate all'inverno l'ho presa, tra virgolette, ho preso il buono della situazione. Cosa posso fare in più? E facendo quello in più ha pagato effettivamente poi sull'anno successivo. Quindi anziché demoralizzarmi ho cercato di tirar fuori il positivo della situazione. Allora, arriviamo a Tokyo, anzi, arriviamo, facciamo che stiamo arrivando a Tokyo. Raccontaci i giorni precedenti alla gara, l'arrivo al villaggio olimpico, la preparazione, i tuoi sentimenti, le emozioni, ecco. In realtà grande paura perché non siamo andati al villaggio olimpico, eravamo in una struttura universitaria, ognuno in stanze singole, il test per il Covid in continuazione, c'era stato il ragazzo del canottaggio risultato positivo che non ha potuto fare la finale dove hanno preso medaglia, quindi il panico, tutti che stavamo a distanza di sicurezza, nessuno che si toccava, cioè, è stato strano. E poi noi non ci hanno mandato a Tokyo, ci hanno mandato a Sapporo, i marciatori. E a Sapporo c'è stata un'estate anomala, quindi faceva più caldo che a Tokyo il giorno della gara, con gli atleti stranieri che mi dicevano: Federico, mi dispiace, finalmente ce l'hai fatta ed è un'Olimpiade anomala, devi farne un'altra, questa non è un'Olimpiade. Ragazzi, non dite così. Questa conversazione l'ho avuta davvero, ecco, non è Ci un'invenzione. credo, ci credo, non stento a crederci. E quindi in realtà è arrivato lì e un po' l'enfasi è calata perché sembrava di essere in Coppa del Mondo. Un grande albergo con solo marciatori, ci conoscevamo tutti e ci allenavamo tutti agli stessi orari nello stesso posto. E quindi un po' lì l'enfasi è calata. Non che sia calata la tensione preolimpica, però poi avendo avuto la fortuna di passare al villaggio dopo, poi ho realizzato cosa mi dicevano: l'Olimpiade è un'altra cosa. Ti trovi davvero in un posto con una cittadina con centinaia di persone, tutte diverse, che fanno cose diverse. E poi riconosce anche i diversi sport, un po' per fattezze per misure antropometriche, ecco, per fattezze, ma anche per come mangiano, per la diversità di facce. È stato molto bello quello, in effetti. E poi il giorno prima della gara, quando incominci a dire: Ok, ci siamo, allora devo riuscire a dormire stanotte. Ok, ci siamo, che mangio? Quello che mangio sempre, ok, e continuo questa cosa, ci siamo. È una tensione strana, nel senso che fa paura, però paura buona, ecco. Però è bello, è una bella tensione. Allora, adesso siamo arrivati alla gara e quindi adesso parliamo proprio dallo start e voglio sapere innanzitutto
i tuoi ricordi, quelli che ti sono rimasti più impressi, e poi com'è stata la gara dal punto di vista tecnico, fisico, e ti chiedo anche come stavi a livello fisico, come ti sentivi, e poi mi dirai tu qual è il tuo bilancio attraverso anche il risultato, che è stato un risultato importante, ma comunque voglio sapere da te, appunto, prima di tutto i tuoi ricordi. La ricordo, sembra di averla fatta ieri. Io arrivavo da un infortunio non grave, nel senso che sembrava una tendinite più solita. Mi era già capitata, non l'avevo saputa gestire, mi avevano trattato, quindi io non avevo il problema del dolore in partenza, non mi ero preoccupato. E sapevo di non essere in formissima, nel senso al top. Però in una gara con quelle condizioni, seppur io patisca abbastanza al caldo umido, tendo a marciare di forza. Ho detto, ok, se faccio questa gara, mi sono guardato intorno, conoscevo i miei avversari, ho detto, questi così, questi cosa, quelli sono quelli pericolosi, è inutile che mi metta in mezzo a quelli lì. Faccio una gara di riserva e nella seconda metà tengo duro. Tengo duro per me vuol dire che non sono molto abile nelle progressioni finali importanti. Tendo a partire a un ritmo e arrivare più o meno allo stesso, un retaggio della 50 km. E ho detto, se parto a questo ritmo, per come mi sono allenato e per come mi conosco, dovrei arrivare più o meno a fare questo tempo. Con questo tempo si arriva in questo range di posti. Ed era circa un'ora e 25. Quindi tra il 20 e il 25esimo, ora se prendete la classifica avevo letto bene la gara. Però non era una tendinite, era un problema più serio che tra il 12 e il 14esimo chilometro è venuto fuori. Mi si è praticamente, non riuscivo bene a controllare l'anca sinistra. Io però lì mancavano ormai, quando mi sono trovato al 14esimo ho iniziato più o meno a zoppicare, però io ho finito gare ben più lunghe. Questa la finisco qualsiasi cosa accada. Quindi negli ultimi chilometri quasi un senso di vergogna perché non stavo andando in un certo modo, perché l'Olimpiade, perché l'hai preparata per 18 anni e perché l'intorno non sempre capisce quello che sta accadendo, quindi allora è la testa, allora non eri concentrato e quella è la cosa che più mortifica, se devo dire la mia, perché poi comunque ci sono stati delle analisi successive che hanno dimostrato che non stavo inventando balle, c'era un problema piuttosto serio. Però questi sono i ricordi, quindi una buona concentrazione sempre, una lettura buona della gara fino a poco oltre la metà, osservavo gli avversari, cercavo di capire cosa stessero facendo per vedere se la mia analisi di gara era corretta e più o meno quello che mi aspettavo stava accadendo più o meno nei chilometri in cui me lo aspettavo, effettivamente tolto qualcuno che è quasi svenuto e non pensavo, perché mi sento, sono forti, tanto forti poi quelli. Quindi non mi aspettavo gente che di quel calibro andasse per terra. Però la lettura era buona, quindi il dispiacere di non essere riuscito a fare, tra virgolette, neanche quello. Per di più nella stagione che è la media gara più veloce della mia vita, ecco. Quindi sì, ho un buon ricordo nel senso che ci sono riuscito. Sono arrivato lì nonostante le difficoltà del lungo periodo. E un po' di amaro in bocca rimane, ecco. La gara come, dal punto di vista tecnico, com'è stata? Parlo degli avversari, parlo in generale. C'è conflitto di interessi in questa domanda. No, vabbè, io la mia domanda è puramente proprio per capire il livello. Diciamo così, il ritmo era più lento rispetto ad altre edizioni olimpiche per il clima, quindi una gara tattica che non ha visto, se non negli ultimi chilometri, ritmi importanti. È chiaro che quei ritmi così importanti rischiano di nuocere alla tecnica. Poi ci sono i giudici hanno fatto quello che dovevano fare, quindi non sto giudicando, non sono io che giudico gli atleti che hanno vinto, perché se hanno vinto hanno fatto quello che meritavano di fare, hanno ottenuto i risultati che meritavano, per il quale hanno lavorato e via discorrendo. Diciamo che gare che partono su ritmi più importanti difficilmente portano a progressioni così veloci nel finale. Soprattutto di un numero così elevato di atleti, qualcuno ce la fa. Il ragazzo che ha vinto, che è un italiano, è molto bravo a fare quel genere di gare con quel genere di clima. Tant'è che l'anno dopo, nella 35, ha vinto il mondiale, facendo una gara simile tatticamente. Ecco. Questo, ecco. Poi lui mi ha doppiato il suo ultimo chilometro e gli ho urlato. Ho visto.
Qualche cronista l'ha notato, che è stato, quello mi ha gratificato il fatto di essere almeno nella parte del fair play riconosciuto. Testimone. Esatto. Vabbè, abbiamo compreso le difficoltà dovute anche a questo infortunio piuttosto serio che hai contratto durante la gara Sì, scusami se ti interrompo, in realtà è successo prima della gara e me lo sono ritrovato in gara più importante di quello che era sembrato precedentemente. Non è un alibi, nel senso che facendo alto No, livello il fisico, ma capita in certo. tutti gli sport, voglio dire. Sì. Diciamo che mi hai parzialmente risposto perché ti ho lasciato spazio perché il tuo racconto era talmente accorato che non mi sono sentito di interromperti. Abbiamo perfettamente compreso la tua amarezza per quello che poteva essere, insomma, e non è stato, o meglio, ma non tanto dal punto di vista del risultato quanto dal punto di vista di quello che hai provato nel momento in cui hai visto che stavi dando tutto e anche di più. Quindi capiamo, insomma, il momento. Poi arriva il dopo, però, e quindi ti chiedo come hai gestito la delusione di questo risultato, dell'andamento più che del risultato. Vista, diciamo, l'incomprensione e la difficoltà di comunicazione con le persone, con alcune delle persone che mi sono trovato vicino nel primissimo momento, lì per lì mi sono completamente staccato. Ho detto, sono i giochi olimpici, vivi tutto quello che puoi vivere. Quindi ho palesemente ignorato alcune persone. Per poi cercare un dialogo a sangue freddo, ecco. E quindi in realtà ho cercato di godere di quello che era, perché poi ci hanno mandato mezza giornata al villaggio olimpico, ho potuto vedere lo stadio, ho visto alcune gare, tra cui quella di giavellotto maschile, che speravo di riuscire a vedere, per fortuna ci sono riuscito. Stadio stranissimo, uno stadio enorme, vuoto, sentivi l'eco della rincorsa dei giavellottisti, insomma. Ho parlato con più persone che ho potuto, insomma, ho cercato di vivere al meglio quello che era il momento. Perché mi sono detto, già la gara è andata male, se ti brucia anche l'esperienza, poi finisce tutto male. E per quello sono contento. Poi tornato in Italia, ho fatto i conti con il risultato e con quella che è stata letta come una sconfitta e con il carico di chi ha perso. Ecco, è successa la cosa che a volte capita, ahimè. Forse spesso capita. Se arrivi primo, vinciamo, ma se arrivi ultimo, hai perso. E da lì in avanti questa cosa si è fatta poi sentire, ecco. Ecco, questa del fallimento, che è una lettura, la tua è una lettura che purtroppo riscontriamo molto spesso nello sport, soprattutto quando arriva il fallimento, nel senso prendo un evento di questi giorni con la sconfitta di Sinner nei quarti di finale a Wimbledon, anche lui tra l'altro con un infortunio, insomma un problema fisico che lo ha minato, ma non gli ha impedito di arrivare comunque al quinto set e di giocarsela alla grande con un grandissimo tennista, a leggere i giornali nei giorni successivi, è stato instillato più di una volta e da più di un giornalista, il dubbio su una serie di deduzioni fatte sul nulla, nel senso che Sinner poi ha spiegato, insomma, una serie di cose, ma soprattutto la stampa a un certo punto ha iniziato a puntare un po' il dito sulla presunta incapacità di gestire la tensione, il fisico, soprattutto quando le partite diventano lunghe. Quindi approcciare mentalmente il fallimento, gestirlo, io penso che per un atleta sia parte necessaria e vitale della carriera, perché come dicevi giustamente tu, non si può sempre vincere e ci si deve porre degli obiettivi realistici. Ecco, quindi ti chiedo come lo vivi, come lo hai vissuto e se è una possibilità o un'eventualità quella del fallimento che cerchi di tenere il più lontano possibile quando gareggi. Ti rispondo con una domanda e poi mi spiego. Ma questo tennista che ha perso,
questo incontro. Dopo tutto quello che ha vinto e con un dolore addosso e la stanchezza di una stagione lunghissima. Mettiamoci che anche l'anno olimpico, ma ha fallito o ha perso una gara? Una volta si diceva... Ti rispondo io e ti dico che ha perso una gara. Voilà, una volta ci dicevano, purtroppo tu non... devi imparare a perdere per imparare a vincere. Adesso ogni volta che arrivi secondo, sei il primo dei perdenti. Ma come? Mi sono spiegato? Certo, assolutamente. Io non credo che si debba parlare di fallimento. Se ne parla ormai, o sei primo, o hai fatto il record, oppure hai fallito. Cioè, come neanche quello? Ma come neanche quello? Quante persone di quelle che scrivono o parlano del tennista sono in grado di fare un palleggio come lui ne fa miliardi? Allora, poi quello tra l'altro è una persona, quindi magari ha male da qualche parte, è lì che gioca perché deve giocare, e non può neanche dire non posso, non voglio giocare perché ho dolore, e poi gli si butta ancora addosso. E quindi io non l'ho vissuto subito come un fallimento, anche se in alcuni momenti l'ho percepito come tale la mia Olimpiade. Perché finita la gara il dubbio me lo sono fatto su, cioè, ripeto, io ero lucido a fine gara, non ero devastato dalla fatica, non ero, come si dice in gergo, suonato. E ho detto, e adesso? Mi sono seduto su un muretto perché avevo male, e beh, ho finito la gara, adesso capiamo perché ho male. Perché una cosa è perdere, un'altra è sentirsi sconfitto. Sconfitto vuol dire che sei arrivato al fondo. Perdere vuol dire che vai avanti, ma gli atleti sono sempre prima delle persone che degli atleti. E ormai questa cosa è una percezione forte passata in secondo piano. Quindi finché sei l'eroe, sei il grande atleta. E il giorno che non sei più, che sei? No, facciamo che sei la persona. E poi puoi anche essere l'atleta che vince. E quindi io personalmente ho oscillato abbastanza fra l'aver perso e essere stato sconfitto e l'aver fallito. Certo. Finché mi sono detto, ma chi mi dice che ho fallito? Chi sono queste persone? Cioè, quindi poi prendendoli uno per uno mi sento, vabbè, facciamo che ho perso la Patara. gara e vado avanti, ecco. La domanda che ti faccio adesso riguarda più la tua carriera. Tu hai parlato prima di allenamenti durissimi, di momenti complicati. Se potessi tornare indietro, rifaresti qualcosa di diverso? Una cosa, una sola, una è difficile. Allora, non andrei a fare il primo raduno preolimpico dove siamo andati, perché ero messo peggio di cui avevo percezione, mi sono fatto male in discesa, non era pianeggiante il percorso, a detta degli ortopedici che mi hanno visto, il problema si è aggravato facendo quella cosa in particolare. Quindi probabilmente non cambierei né il percorso né il modo di allenarmi nei 2 mesi precedenti all'Olimpiade, se posso cambiarne una sola. Se invece ne potessi cambiare altre? Col senno di poi rimodulerei l'allenamento in generale. Sono stato sempre, diciamo, stacanovista. E questo, se da una parte io pensavo più sono allenato, più vado forte. Più sei allenato, più vai forte fino a una certa soglia. Da quella soglia in poi, non necessariamente. A volte meglio sei allenato e più vai forte. Poi magari uno deve fare 140 km alla settimana e l'altro ne fa 100. Il risultato poi è lo stesso. Quindi sotto una certa soglia non stiamo parlando. Da quella soglia in su, io non avendo una grandissima percezione di tra fatica e dolore, tendevo a fare un di più che poi a volte si rivelava controproducente. Quindi magari ritarerei il volume di lavoro in funzione della qualità. Allora, stiamo in chiusura, ti chiedo qual è il consiglio principale che puoi dare ai ragazzi che si avvicinano alla marcia e in generale allo sport agonistico, ma sono più curioso rispetto alla marcia. Un consiglio è di farla per divertirsi. Negli ultimi anni spessissimo ho sentito la marcia si fa così. E ognuno ha la sua definizione e sembra quasi un compito. Ho sentito dire un atleta molto molto forte dire la marcia la devi fare solo se puoi emergere, se no è meglio correre. È un marciatore. No, nel senso che la marcia ti può dare sensazioni diverse dalla corsa. E ti può appagare particolarmente se ricerchi quelle sensazioni. E quindi io direi, ragazzi, ma fatela perché vi piace. Più ti piace, più viene il risultato, più sei soddisfatto. Il risultato in termini di soddisfazione, di nuovo. E questo alza inevitabilmente il livello generale. Quindi anche per quelli che cercano solo il risultato, poi in realtà ne vanno a giovare, anche se la partecipazione è maggiore. Partecipazione che spesso spaventa.
Quindi se devo dare il consiglio, fatelo perché piace. Conoscete quelle sensazioni, che magari poi sono quelle che vi fanno star bene. Io ti ringrazio Federico per la tua partecipazione, per la tua testimonianza. Ti auguro il meglio e spero di rivederti presto, magari in persona. Grazie ancora e alla prossima. Ciao Grazie a te per il coinvolgimento. Federico. Ciao. Ciao ciao. Grazie a Federico Tontodonati. La puntata di Campeon finisce qui. A passo di marcia vi abbiamo accompagnato nelle pieghe di questa disciplina, attraversando idealmente Parigi, con uno sguardo a quello che potrà essere e quello che sarà per la nostra spedizione e anche per l'intero mondo. Una parata di campionesse e di campioni che sotto la Tour Eiffel, con o senza una medaglia al collo, potranno dire: We'll always have Paris.